Amici Ilario Sport, ben ritrovati. Graditissimo ospite, mister Ivan Stincone, tecnico del Fenegrò, doppio tecnico sia della prima squadra, ma soprattutto allenatore della Juniores regionale A, vicecampione d'Italia, che è la vincitrice del premio speciale indetto dalla redazione di Ilario Sport, squadra dell'anno 2016-2017. Benvenuto Ivan e Grazie. Nuovamente complimenti. Grazie, grazie mille. Allora, è il secondo anno che ricevi un premio, questo comunque è un premio condiviso ancora di più perché è proprio un premio di squadra. Mi piacerebbe iniziare ad andare a ripercorrere quella che è stata la stagione, questa straordinaria stagione della Juniores regionale A del Fenegrò, che innanzitutto ha vinto per il secondo anno consecutivo il proprio campionato. Sì. E partiamo da qua, Sì. raccontami un po' la stagione. Non è stata facile, ti posso garantire che già lì era già stato quello un obiettivo importante, riconfermarsi. Noi alla fine dell'anno scorso, io e il direttore ci eravamo guardati negli occhi per capire appunto come poter continuare a far bene. Anche perché sai bene che quando ottieni certi risultati, alzare l'asticella è Cioè, ancora solo più difficile. confermarsi, alzare Esattamente. l'asticella ancora di più. Abbiamo voluto, diciamo, perseguire questo obiettivo sostanzialmente basandoci sulle linee guida che ci avevano accompagnato l'anno prima, nel senso squadra giovane anche nella Juniores. Noi abbiamo giocato tutto l'anno con almeno 6,99, un 2000, che ha secondo me grandissima prospettiva, e un solo fuoriquota, che era il nostro capitano Andrea Girola. Campionato, ti dico la verità, con Perché l'avete vinto meno. all'ultima Sì, all'ultima giornata, giornata. nel senso vittoria Sì, sulla bravo. Rodense. Com'è stato appunto il cammino? Perché so che avete incontrato un po' di difficoltà anche logistiche che Sì. insomma hanno complicato un po' Sì. la vittoria del girone. Sicuramente quelle non ci hanno aiutato, il fatto di aver, a differenza dell'anno prima, aver avuto poca continuità nel avere, diciamo, una sede stabile negli allenamenti. Eravate costretti a cambiare Sì, campo per ormai un noi. annoso problema di Esatto. terreno di gioco legato al Noi Fenegrò fino, fai Calcio. conto che fino a metà gennaio abbiamo cambiato, a dir poco, almeno 6 campi d'allenamento. Da gennaio in poi, soprattutto a 2 figure per me fondamentali, per noi fondamentali, come Gianfranco Rotondo e Paolo Carà, siamo riusciti a trovare una stabilità, di questo devo ringraziare loro Dove? due, a Dove era? Rovello. Appunto devo ringraziare loro in primis, devo ringraziare l'Accademia Rovello che si è dimostrata veramente una società formata da persone comunque sia disponibili, che ci hanno fatto sentire comunque sia a casa, nonostante noi fossimo semplicemente ospiti. Ma devo sicuramente ringraziare, soprattutto per i primi 4 mesi, il mio gruppo di lavoro, perché comunque sia ho avuto dei ragazzi che hanno avuto tantissima pazienza nel non lamentarsi mai, nel non dire mai mezza parola sbagliata. L'hanno fatto secondo il mio modesto parere perché avevano fiducia nel sottoscritto e nelle persone che lavorano con me. E questa cosa qua ci ha permesso, diciamo, di continuare a restare focalizzati sull'obiettivo, nonostante non ti nego che dentro di me mi sentissi come un leone in gabbia, ecco. Certo, comprensibilmente. Ultima giornata, Rodense, si vince Sì. vittoria al campionato, doppietta e da qui però, diciamo, il primo titolo si parte subito per andare all'assalto di quello che era mancato l'anno prima, cioè il titolo di campioni regionali. Pronti via, playoff, subito dei risultati importanti, siete arrivati in finale col Sporting Basiano Masate 4-1, giusto in Esatto, finale. Come esatto. sono stati? Volevo un po' il tuo racconto di questi playoff Allora, regionali. mi piacerebbe fare diciamo, aprire una piccola parentesi, perché io penso che Assolutamente. il modo in cui noi abbiamo chiuso il campionato ci ha permesso di presentarci ai playoff regionali con tanta autostima e tanto entusiasmo. Perché quello che è emerso è proprio che la tua squadra Sì, è cresciuta da un punto di esatto. vista di gioco, di prestazione e anche di Tipo, risultati, proprio raggiungendo dei livelli importanti sul finire di ti stagione, di posso dire campionato. che noi per le prime 20 giornate di campionato abbiamo giocato un calcio. Non voglio passare per presuntuoso, ma importantissimo, veramente fatto di concetti, di tanta collaborazione offensiva e difensiva. E solo che l'unico problema nostro è che, a differenza magari dell'anno prima, dove avevamo oggettivamente una squadra magari un po' più forte a livello mentale nell'avere continuità, noi abbiamo pagato questa cosa qua, avere poca continuità. Noi per vincere le partite dovevamo giocare sempre la partita, non ti dico perfetta, ma quasi. A un certo punto, grazie a qualcosa che è scattato nei ragazzi, ci hanno voluto credere, si sono fidati di noi. Quando eravamo dietro, a 7 giornate dalla fine, noi eravamo anche a 4 punti dall'Lazzate. Io
Ci ho sempre creduto nel mio piccolo, ma non perché faccio il cartomante o il mago, ma perché ero convinto che dall'altra parte una partita potevano sbagliarla e noi, se avessimo continuato a fare il nostro, alla fine potevamo vincere. Siamo stati bravi a crederci, ti dico la sincerissima verità, siamo stati bravi a trovare anche, e bravi e fortunati, a trovare un grandissimo finalizzatore che è Emanuele Bancora. Dopo ai singoli ci arriviamo. Perché non mi piace parlare dei singoli, ma lui magari ci ha aiutato diciamo, a trovare lo sbocco finale a tanta costruzione. Nei playoff regionali, esatto. Poi è stato davvero devastante, esatto. Perché c'era gente, lo parlo, che sembra Inzaghi, ogni volta tocca parlare, fa gol, comunque determinante, decisivo, ha dato quel qualcosa. No, è vero, in generale tutti, ti ripeto, entusiasmo. Dopo ci arriviamo, adesso... Quindi il vostro double, campionato vinto, campioni regionali e si accede insomma a quella che è una grandissima vetrina, sì. Che sono i playoff nazionali che portavano lo scudetto dilettanti juniores regionali. E qui è partito un cammino, girone, prime fasi eliminazioni e io onestamente vi seguivo, ho iniziato a seguire, ad appassionarvi e abbiamo registrato e riscontrato dei risultati incredibili perché avete veramente asfaltato un po' tutte le squadre del nord Italia. Sì. Aiutami a ricostruire questo cammino di playoff nazionali. Dopo la finale vinta a Seregno contro il Basiano, che già 4-1, che già ti dico, per noi era una piccola rivincita, ma non nei confronti di qualcuno, nei confronti nostri, perché ci eravamo andati vicini l'anno prima perdendo, esatto, con il Sarnico. I playoff nazionali, ti dico, abbiamo la prima partita contro i Liguri in casa. Il girone a tre a casa, esatto, e definire troppo, perché infatti poi il vostro base, non diciamo il campo di casa, la vostra base durante i playoff è stato il centro, sì, sportivo Lambrone, sì, a Erba, giusto? Sì, anche lì ringrazio chi ha potuto permetterci di spostarci diciamo su un terreno di gioco magari un po' più adatto alle nostre caratteristiche. Noi siamo una squadra di piccoletti, tecnica, magari non tanto ignoranti, ma che fanno diciamo della qualità le loro armi principali. E aver giocato su un terreno di gioco qual è principalmente il campo diciamo dell'Arcellasco, il Lambrone, che è un campo eccezionale, un centro sportivo fuori dalla norma, ma il campo mi sa per sé è un campo importante, sicuramente noi ci ha avvantaggiato. Io non so, lo dico con grandissima onestà, non so se noi avessimo diciamo giocato queste partite in un terreno, su un terreno di gioco diverso, ma senza nulla togliere le qualità dei miei ragazzi, ma sicuramente quel terreno di gioco a noi ci ha permesso comunque sia di mantenere sempre ritmi forsennati, che sta la nostra forza. Abbiamo esaurito contro i Liguri. Prima Samba. Esattamente. Quanti gliene avete dati? Abbiamo vinto 6-0. Okay. Poi siamo andati a Torino. Siamo andati a Torino contro una squadra, insieme, oggettivamente, sì, dopo quella che abbiamo incontrato in finale, una squadra super attrezzata. Il Lucento è una squadra che degli 11 che hanno giocato contro di noi, 7 giocano in pianta stabile in promozione. E seppur sia promozione, magari non è eccellenza come noi, avete vinto anche ne abbiamo vinto nonostante ci bastasse il pari, abbiamo vinto facendo una partita 1-0. Oggettivamente sì, 1-0, una grandissima partita, ti posso dire una delle migliori partite dell'anno. Abbiamo dimostrato di avere tanta personalità nell'andare su un campo cercando appunto la vittoria nonostante ci bastasse il pari. Sono contento che dall'altra parte ho trovato una società come il Lucento, l'allenatore, il direttore, che hanno riconosciuto diciamo questa cosa. È stato anche cosa. Il modo questo campionato nazionale comunque per una bella esperienza, sì, incontrare realtà diverse, bellissimo, tra regionali, bellissimo, insomma, esatto. Ogni trasferta era triangolare passato, quarti, sì, di finale, Monti Santo Stefano, sì, campione di Trentino, giusto? In casa 3-1, nonostante 1000 gol sbagliati, abbiamo preso 5 legni, 2 pali, 3 traverse. E poi in Trentino. Siamo andati in Trentino, anche lì con due risultati, abbiamo vinto 6-0. Okay, fanno quasi passare le avversarie squadre, non... No. Ma invece qua parliamo di gente, juniores regionali che hanno vinto il titolo della regionale, cioè meglio sicuro. Altre regioni del nord Italia. Ecco. Solo chi vede le partite può sicuramente, come dire, avere un'opinione un po' più obiettiva rispetto magari a quella che ho. Posso dirti io, ti dico che anche lì squadra importante con giocatori che giocano in categoria, con un giocatore Trevisan, il centrocampista 2000 che è in nazionale, quindi sì, evidentemente sì, ecco, abbiamo... Non una squadretta di oratorio, con tutto il rispetto. Sì. Semifinale, Giorgione. Contro una squadra storica. Castelfranco-Veneto, esatto, sì, di grande tradizione. Esatto. Com'è andata la semifinale, ricordiamo? Allora lì, ti dico, forse una delle partite più emozionanti della mia breve carriera. La seguivo online, mi ricordo. Là abbiamo sbagliato l'approccio,
primo tempo siamo andati sotto 1-0 dopo 18 minuti in 10 contro 11 per l'espulsione del mio centrale. Rigore per loro, rigore parato dal mio portiere, e andiamo sotto il 2-0 dopo aver sbagliato due gol. Sotto 2-0 a 30 dalla fine è venuto fuori quello che siamo, cioè una squadra che per morire la devi veramente strangolare mezz'ora. E avete perché pareggiato sennò 2-2, giusto? 2-1, 2-2, grazie ad una grande, diciamo, come dire, perseveranza della squadra, ma sono oggettivo anche grazie alle giocate individuali dei miei giocatori offensivi che ci hanno preso per mano. Ritorno 6-0. 6-0, un altro, cioè una squadra di calcio, ormai è una squadra di tennis. Ti posso dire che bugiardo, perché questo più che mai bugiardo, perché siamo stati bravi a indirizzare subito la partita. Dopo noi quando abbiamo gli spazi siamo una squadra devastante, ma non lo dico io, sono i risultati che parlo. Avete così ottenuto il biglietto per la finale unica secca che avete giocato a Firenze contro il Tor di Quinto. Mai nessuna squadra del movimento calcistico dilettante di Como era arrivato a questo traguardo, ed è anche per questo che, in base oltre alle segnalazioni dei nostri utenti, la redazione di Rio Sport ha deciso all'unanimità di dare il premio di squadra dell'anno del calcio comasco al Fenegro. Purtroppo la finale non è andata bene. Il Tor di Quinto, squadra romana abituata, già forse il sesto scudetto che vince, ha vinto 5-3. È stata una partita pazzesca per certi versi, perché è ricca di capovolgimenti di fronte e tutto. Siete rimasti in partita fino alla fine, poi purtroppo loro hanno avuto quel qualcosina in più. Sicuramente. Ciò non toglie che però vi abbiate fatto comunque una stagione straordinaria. No, questo sicuro. Se loro hanno vinto, bisogna soltanto fargli i complimenti, perché sono stati più bravi di noi. E partita bellissima. Partita dalle emozioni che io auguro di provare a tutti quanti quelli che fanno tra virgolette, il mio mestiere. Al di là del fatto che noi abbiamo perso, è stato bellissimo arrivare e vivere quella trasferta. Abbiamo avuto la fortuna di poter andare giù il giorno prima, di vivere un ritiro vero da squadra vera, di avvicinarci alla partita con grandissima serenità, con grandissimo entusiasmo, leggerezza. Ti dico, al di là di quello che è sto risultato, io sono sicuro che tutti i ragazzi che ho avuto in questo mio percorso fra 5-6 anni, se dovessi rincontrarli, noi ci riabbracceremo forte, perché abbiamo condiviso cose che ti posso garantire che restano, al di là del rettangolo verde. È una frase fatta, ma è la verità, per quanto mi riguarda, e sono sicuro che è così. Ecco, questi ragazzi, dai, adesso così celebriamoli un po', perché insomma adesso i nomi circolano, siamo in periodo di calciomercato, ma noi questa intervista, questa chiacchierata la facciamo, rimaniamo concentrati sul premio che avete strameritato. Bancora, ne abbiamo parlato, ma poi c'era Carà, poi ottimo giocatore. Ottimo Carà. Brevemente, dai. Ma non è che mi piace tanto. Ricordiamo, perché so che intanto io parto da un presupposto che secondo me il Fenegro in generale ha uno dei 98 più forti della regione, che è Luca Loiacono. Non mi piace fare nomi o altro, ma Luca Loiacono è un ragazzo che si è costruito da solo, che sono quei misteri del calcio che francamente non capisco come un ragazzo del genere come mai non abbia avuto per il momento. È un ragazzo che ha la testa sulle spalle fin troppo, come lo gli dico forse sempre, per quello che ci ma vuole avercene. Quindi grandissime qualità, se quest'anno ha fatto 20 presenze, primis merito suo, in merito diciamo del direttore, che ti dico la verità ci ha sempre creduto in lui, e merito dell'allenatore Claudio Pilia, che comunque sia gli ha dato la possibilità di confrontarsi con questa categoria. Io sono molto contento di averlo accompagnato in quasi 2 anni. Lui è un ragazzo che parte, che io ho già avuto in passato, che parte dalla Juniores, l'anno scorso è stato protagonista del campionato. E sicuramente è un ragazzo che, se ovviamente compatibilmente con quelli che saranno i suoi impegni futuri, ne sentiremo parlare. Parlare di Bancora, parlare di Carrà, parlare di Marrapodi è molto semplice, perché sono i tre terminali offensivi insieme a Eric Firtlog. Sono stati i nostri, insieme a Edoardo Romeo, sono stati i nostri terminali offensivi che poi nelle fasi finali, con le loro giocate, ci hanno preso per mano. Sono tre ragazzi che io sottolineo, al di là di quelle che sono le qualità individuali, che le vede anche un cieco,
hanno grandissimo, hanno dato grandissimo a prova, diciamo, di maturità e di disponibilità nei confronti del gruppo, e questo gruppo lo ha, secondo me, riconosciuto. Prima ti dicevo del 2000, il 2000 Riccardo Scuderi, proveniente dal Como, un 2000 che quest'anno sotto età giocava contro i 97 in certe partite, ha fatto più di 20 presenze, ha una personalità da giocatore maturo, è un giocatore che è pronto, secondo me, anche per recitare un ruolo importante in palcoscenici importanti. Sì, anche perché potrei... su questi ragazzi adesso ci sono gli occhi di tanti, avete avuto giusto, una bella vetrina. Se lo sono meritato. Questa intervista la stiamo registrando qualche giorno prima della premiazione, consegna del premio, quindi c'è un futuro un po' incerto, possiamo solo dire questo, sì. Legato al Fenegrotto. Tu, sì, legato al Fenegrotto, sì, anche dei ragazzi, perché c'è una situazione un po' in divenire, sì, dopo che è stato ufficializzato, diciamo così, l'addio di LDS Luca Bocconcello, che immagino tu voglia ringraziare, sì, perché no, so che devi tanto anche a Luca. Io ti dico, c'ho due piccole, come dire, due piccole dediche da fare. La prima la faccio a titolo strettamente personale, ed è da fare nei confronti di una persona che non c'è più, ma che nel calcio comasco ha recitato una parte importante, prima da giocatore e poi da allenatore, che è il mio grande amico Marco Dorazio, che è un giocatore molto importante in categoria, un allenatore che ha fatto della categoria juniores la sua categoria, la sua casa sostanzialmente. È un allenatore che insieme a Mario Manzo 10 anni fa probabilmente ha intravisto qualcosa in me. E mi viene anche difficile parlare perché è una persona, certo, a cui sono molto legato, però è, come posso dirti, è uno di quelle persone che, ripeto, 10 anni fa ha visto qualcosa in me, anche se non c'è più, però ti dico, lui è un punto di riferimento per me, sono sicuro che non solo per me. E l'altra piccola dedica che faccio, in questo caso facendomi portavoce di un gruppo di lavoro, prima staff, in secondo luogo ragazzi della juniores, in terzo luogo ragazzi della prima squadra, e nei confronti di Luca Bocconcello, che ha una capacità, che una qualità che purtroppo per tante persone non si può acquisire né al supermercato né da altre parti, che è la credibilità. E basta. Certo, Luca Bocconcello, che in ormai diversi anni che l'Ario Sport istituisce sui premi, spesso e volentieri indirettamente, sì, ne ha ricevuti, perché anche lui quest'anno è, dietro la per carattere Negro c'è, cioè Luca, certo, Bocconcello. Per carattere uno schivo che comunque si attende molto a dare spazio e visibilità a noi, ma penso che lui sia molto contento perché ha sempre fatto dei giovani, sì, no, un cavallo, sicuro, di battaglia, e vincere questo premio squadra dell'anno con una junior, certo, che comunque è nei campionati e Lega Nazionale dei tanti, quindi ha lo stesso valore, no? Lo spiego per i nostri utenti, perché di Arcellasco, Guanzatese, Ponte Lambrese, certo, Fino, perché comunque i campioni, certo, sono dilettanti, certo. Anzi, vi dico anche grazie perché ci avete quasi aiutato in un anno per il calcio comasco importante, con tante vincitrici. Insomma, voi avete fatto una cosa fuori ordinanza ed è stato, ripeto, facile, sì, tra virgolette, assegnarvi questo premio. Ti ringrazio, sei stato, cioè, sei stato, in generale voi tutti ci avete sempre seguito, ti dico la verità, è stato un piccolo orgoglio personale, come ad esempio è stato con me nei confronti del percorso fatto dagli allievi del Como, che hanno ottenuto un risultato enorme e tanto di cappello. Ogni volta che c'era una partita io ero magari uno dei primi che voleva, come dire, guardare il risultato, e nel proprio piccolo, nel mio piccolo, tifavo. Pensare che qualcuno abbia potuto fare la stessa cosa con me, con noi, a me mi rende molto orgoglioso, ti dico la verità, certo, perché comunque sia vuol dire che abbiamo costruito qualcosa che magari può servire a qualcuno per capire, per essere stimolo appunto per qualcuno. Sì, sì, sicuramente, anzi tutto il movimento calcio dilettantistico comasco che applaude e vi ringrazia per, grazie, aver dato questo a tutti. Ivan, io ti ringrazio, spero di, e sicuramente ci sentiremo, ci aggiorneremo presto anche per capire quale sarà il futuro di Mister Stincone e dei suoi ragazzi vice campione d'Italia. Grazie a tutti. Grazie, grazie ancora.